Oggi ha inizio la formazione provinciale di Libera. Sì, da oggi fino a domenica mattina saremo impegnati in questi momenti di incontro fondamentalmente con gli obiettivi di incontrarci innanzitutto per approfondire delle informazioni relative al contesto che viviamo e in cui abitiamo. E quindi conoscere più da vicino delle storie che spesso magari durante insomma, il tran tran della nostra vita non abbiamo modo di conoscere e di approfondire come meritano e che ci raccontano di un territorio molto variegato e con tanti problemi ma anche con tante risorse. In seguito all'approfondimento l'obiettivo più grande è quello di metterci insieme per ragionare, ideare, immaginare anche un modello di società più giusta. Cosa intendiamo per più giusta? Intendiamo una società in cui la giustizia sociale sia l'obiettivo e la legalità sia uno degli strumenti per conseguirla e realizzarla. Siamo convinti che mettendo insieme le migliori energie, le migliori risorse, che sono tante, molte più di quelle che immaginiamo, possiamo riuscire a compiere qualche passo. Non abbiamo, come dire, la fretta di arrivare chissà dove, ma soprattutto di cominciare, quello ci interessa, perché se non si comincia sicuramente non si arriva da nessuna parte. Quindi siamo molto fiduciosi, già l'incontro di oggi è stato molto significativo, ci ha caricato tantissimo e siamo convinti che anche domani e domenica saranno occasioni veramente per trarre grandi spunti e quindi incrociamo le dita. Quale particolare invito vuole lanciare alla formazione provinciale di Libera? Ma oggi sono venuto qua più che altro per lanciare un appello, perché effettivamente basta pensare al passato, parlare delle nostre storie, dobbiamo pensare al futuro, perché effettivamente ho chiesto di fare rete fra le associazioni, non ci sono associazioni più importanti o meno importanti, ma quello che è importante invece è che chi ha la dignità di denunciare e fare il proprio dovere non venga più lasciato da solo, quindi questo non deve succedere più. Quindi quello che ho chiesto è di fare rete, di, se è possibile, di cominciare da Agrigento a incontrare imprenditori e commercianti e spiegargli quello che è il nostro progetto, se hanno problematiche di usura oppure sono vessati diciamo da minacce mafiose. E io sono qua a disposizione assieme ai ragazzi giustamente e cercheremo di portarle alle forze di polizia, della magistratura, che è giusto, che è un dovere del cittadino denunciare.